Passo la parola al direttore Vinay di ANCI Liguria per il suo contributo, soprattutto con un affondo sull'area prototipale e su quell'esperienza che ci permette di avere un rapporto tra aree interne e aree urbane davvero molto ricca, che è quella della SNAI Liguria. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per questo invito. Voglio ringraziare, mi fa piacere ringraziare l'Università della Montagna, la Regione Lombardia che ci ospita e consentitemi un ringraziamento per la dottoressa Cosentino che seguirà perché diciamo che è rimasta l'ultima bandiera di questa partita iniziata qualche anno fa insieme. E ha continuato ad aiutarci veramente in maniera importante e stimolare anche i territori in maniera importante. Non lo dico per piaggeria, ma per constatazione. Ma dunque, io se non fosse stato che negli ultimi due interventi di Regione Veneto e Regione Piemonte si sono opportunamente messe in risalto le difficoltà di questo percorso, mi sarebbe venuto da dire: faccio il bastian contrario e vi racconto tutto quello che non ha funzionato. Invece, per fortuna, molto è già stato detto in questi ultimi due interventi, quindi mi risparmiano per il benessere di tutti, tempo e parole. Però questa strategia è stata una visione straordinariamente lucida, compiuta dall'allora ministro, professor Barca, molti anni fa, perché stiamo parlando, in Liguria abbiamo cominciato a lavorarci nel 2013 e poi abbiamo cominciato a metterla in campo nel 2014. In quella circostanza, diciamo che i comuni hanno avuto un momento di entusiasmo, perché hanno detto finalmente ci siamo, finalmente qualcuno si occupa di noi davvero, i comuni più piccoli, i comuni dell'entroterra. E però nello stesso tempo dobbiamo dire oggi che questi sindaci sono rimasti molto delusi, perché a distanza di anni siamo riusciti a spendere poco, troppo poco. Perché? Per una serie di fattori che prima di addentrarmi sull'antro latiguglio vorrei rappresentare. Alcuni sono già stati detti opportunamente. Intanto la governance multilivello del sistema è molto farraginosa. Ha portato dei ritardi esasperanti, ha portato delle firme di accordi di programma quadro dopo anni e anni con governi territoriali che nel frattempo si erano già succeduti e cambiati e che quindi non hanno visto il lavoro che avevano intrapreso. E poi non c'è stata una coerenza di azione in maniera omogenea da parte delle regioni. Alcune regioni sono intervenute in maniera più importante, altre meno. E qualcuno potrà dire, beh, ma questo è giusto perché ognuno vede il proprio territorio, conosce il proprio territorio, ne conosce la particolarità, ed è vero, è giusto questo. Però alcune situazioni in cui le regioni pescano dai fondi SIE in maniera incoerente, per esempio, rivendendo quello che è il percorso della banda ultralarga, come è avvenuto da noi, ma è avvenuto, diciamo, anche d'intesa con la regione, nel senso che questa cosa andava fatta, ad oggi non è stata ancora fatta, non per colpa della regione, evidentemente la storia della banda ultralarga, immagino la conosciate tutti, purtroppo perché non è un problema ligure, ma italiano. Però i territori si aspettavano di ricevere delle risorse o comunque che venissero allocate delle risorse per una gestione diversa da quella che è stata fatta. A questo che cosa si è andato ad aggiungere? Una burocrazia notevole. È vero che poi quando arrivi all'ultimo momento il MEF ti sblocca con rapidità la capacità di spesa, per fortuna sì, ma tutto quello che sta a monte è lungo e veramente pesante. E ancora, e concludo questa parte, dobbiamo considerare come alcune, diciamo, difficoltà intrinseche dei nostri comuni, è stato detto, lo ripeto brevemente,
fanno sì che abbiamo una visione a livello comunale molto campanilistica e poco incline alla cooperazione, alla collaborazione. A casa mia comando io, questa è la mentalità sostanzialmente. Ma non ce la fanno più, non ce la fanno più perché non hanno le risorse né finanziarie né di personale né strutturale. E quindi questo adesso finalmente sta aiutando a costringerli a collaborare insieme. E se lo dice un uomo ANCI che, diciamo, fa di mestiere il supporter dei sindaci, vuol dire che le cose evidentemente stanno così. Ciò nonostante, quindi, nonostante tutte queste difficoltà, siamo riusciti anche a mettere in campo delle opzioni innovative, delle opzioni che fanno propendere per un futuro interessante. L'importante però è che ci si arrivi a questo futuro interessante non tanto con un carico di risorse finanziarie che poi magari non saranno spese, ma con una semplificazione di procedure. Ci vuole un tavolo unico che fa la progettazione, non più tavoli con più incontri, più sessioni, più livelli, no, ce ne vuole uno unico a cui ci si sta tutti, una specie di conferenza dei servizi, ognuno arriva, porta quello che deve fare e in quella sede si sviluppa e si chiude la partita e si va avanti allo step successivo. Parliamo dell'esperienza Ligure. Noi abbiamo fatto abbiamo quattro aree interne, come tutti. Se mi torna alla slide successiva vediamo dove sono allocate. Mi sembrava ce ne fosse una e mezzo, ma non ha importanza. No, torni indietro, grazie. Resti pure lì. Ce n'è, diciamo, una in Val di Vara. Val di Vara è la montagna spezzina. Ce n'è una in Valle Arroscia. La Valle Arroscia è al confine tra la montagna imperiese e il Piemonte, l'estrema propaggine occidentale della provincia di Cuneo. Ce n'è una nel Beigua, nel parco del Beigua, che sono le valli Stura, Orba e Leira per il versante genovese e la parte, diciamo, Sassello, Urbe per la parte savonese, e poi c'è l'Antola Tiguglio. Per ultima, ma in realtà è la prima, è stata la prototipale, fatta da 16 comuni, di cui uno ultraperiferico, 8 periferici, vedete, quindi un contesto decisamente interno rispetto alla costa. Andiamo a quella successiva, grazie. Che cosa abbiamo potuto verificare e perché questa area interna è arrivata ad essere scelta? Per una serie di punti di forza e di debolezza, che sono quelli che vedete. Una demografia che ha delle zone, soprattutto quella al confine con la provincia di Piacenza, quindi l'Alta Val Trebbia, completamente desolate, abbandonate ormai. Stiamo parlando di 7-8 comuni che insieme non fanno 3.000 abitanti, questo per dare un'idea. E però abbiamo poi anche nella zona più di levante dell'Antola Tiguglio alcuni comuni in crescita. E quindi la media ha dato quel risultato lì, una sostanziale stabilità con un lieve incremento nei tempi più recenti. Però con una bassa densità, stiamo parlando di aree amplissime. Stiamo parlando di frazioni comunali per cui ci vogliono 45 minuti tra una borgata e l'altra. Ma sono tutte storie che il Piemonte, la Lombardia, il Veneto ben conoscono perché è una situazione analoga in tutto il nord. Una struttura produttiva con un'agricoltura che è sempre stato un punto di forza, ma che negli ultimi decenni ha vissuto un forte depauperamento e insieme a quell'agricoltura una totale sparizione ormai dell'allevamento, che invece esisteva. Problemi di istruzione, le famose classi pollaio, le pluriclassi, situazioni dove c'erano ragazzi che si alzavano alle 4:30 del mattino per poter andare a scuola, perché poi per quelle strade, per quei sentieri, il trasporto pubblico locale non è che brillasse. La sanità con una popolazione molto anziana che aveva bisogno di
una sanità di prossimità, non una ritirata della sanità come invece abbiamo vissuto verso le città e verso la costa. Non parliamo del digital divide, ho accennato prima alla banda ultralarga, ma ancora oggi molto spesso quando facciamo delle riunioni in videoconferenza i sindaci delle valli interne vanno in grosse difficoltà. E i trasporti che accennavo prima, con questi carrozzoni, questi bus grandi, vecchi, che ti sparano tutto quel fumo nero, che girano vuoti molto spesso per queste valli. Abbiamo quindi lavorato su questo. Andiamo avanti. La prossima, grazie. Abbiamo lavorato su questo e siamo riusciti a portare a casa qualche risultato, perché finora vi ho dato un quadro oggettivamente negativo, però invece adesso vi voglio rendere delle positività che sono venute fuori da questo lavoro. Dunque, con i fondi del PSR, quindi con i fondi SIE della Regione, abbiamo fatto un importante investimento sulla rete sentieristica e sul potenziamento di quel settore di turismo outdoor che oggi quindi Liguria va per la maggiore. Nello stesso tempo, con i fondi dell'FSE, abbiamo cercato di rilanciare i mestieri a vocazione turistica, e con i fondi del FESR una rigenerazione energetica, per esempio strutture alberghiere e di edifici di strutture pubbliche che erano state lasciate fino a quel momento in una condizione assolutamente non presentabile per il mercato. Avanti. Siamo poi entrati con i fondi nazionali nei contesti di istruzione, sanità e mobilità. Istruzione. Qual è il problema maggiore che abbiamo? Abbiamo il problema maggiore di una instabilità del corpo insegnante e della dirigenza anche. Vanno, vengono, non c'è stabilità, non c'è continuità di progetti. E questo è stato uno degli aspetti su cui abbiamo cominciato a lavorare. Insieme a questo abbiamo dovuto cercare di capire quali erano le esigenze e gli interessi di quei territori dal punto di vista della proposta didattica e con un'adeguata innovazione metodologica che abbiamo cominciato a portare avanti nonostante, ripeto per l'ennesima volta, un digital divide veramente pesante. Le competenze linguistiche, se si vuole attrarre turismo, se il turismo outdoor funziona e sta funzionando qui da noi, bisogna che ci sia anche una capacità di parlare le lingue. E la stessa cosa per una maggiore competenza matematico-scientifica, che è stato l'altro elemento su cui si è puntato. E questo è il campo istruzione. Avanti. Nei trasporti. Ho fatto cenno prima di come il TPL sia disastrosamente arretrato. Abbiamo subito creato un tavolo permanente sui trasporti in cui abbiamo costretto anche le aziende di trasporto pubblico locale a starci insieme con Regione, ANCI e Comuni, e abbiamo cominciato a pensare ad un sistema di riorganizzazione del TPL, anche grazie al PUMS che la città metropolitana di Genova ha proposto e si è vista fortunatamente approvare dal governo, con fondi importanti che dovrebbero portare nella nostra città metropolitana e tutto l'Alto Adige sta dentro la città metropolitana di Genova, dovrebbero portare ad un sistema di punti di interscambio, infrastrutturazione di aree di interscambio e mezzi ridotti da acquistare. La progettazione e la sperimentazione sui bus ha chiamato come uno strumento innovativo. Andiamo avanti. E poi l'aspetto sanitario. Le RSA, le residenze sanitarie, devono aprirsi al territorio, devono essere il luogo in cui si va a rispondere con cure domiciliari, quindi la sanità di prossimità, non un luogo chiuso come sono state fino a quel momento. Nello stesso tempo, grazie al sistema del volontariato, il trasporto sociale viene implementato. La telemedicina e la telediagnostica diventano uno strumento di innovazione tecnologica e l'infermiere di famiglia e comunità, di cui ha già parlato molto prima il collega della regione Piemonte, quindi non mi ci soffermo. Avanti. Le progettualità trasversali della banda ultralarga, non dico più altro.
un sistema di scouting e coordinamento del FESR, un sistema di il portale Fuori Genova è uno strumento, diciamo, utile per promuovere tutto il territorio in maniera omogenea, e una governance con un sindaco referente e un partenariato di sindaci che noi come ANCI abbiamo costituito. Ed infine, quello che direi, andiamo all'ultima, abbiamo finito, quello che abbiamo imparato è che bisogna semplificare il sistema, e la chiudo con questa unica frase. Grazie.